Buongiorno lettori e lettrici, oggi vi porto il wrap up del mese di giugno. Avevo promesso di essere tornata con più costanza, però non ci sono riuscita, ma allo stesso tempo appunto non voglio rinunciare ai wrap up perché mi piace che perlomeno si tenga traccia qui sul canale delle letture che faccio nel corso dell'anno. Per chi non lo sapesse, il wrap up è il resoconto delle letture che appunto può raccogliere un determinato periodo di tempo. Io uso farli mensilmente così. Già, vengono troppo lunghi, ma almeno appunto riesco a gestirli un pochino meglio. Nel mese di giugno ho letto un romanzo e due fumetti, quindi come al solito cominciamo subito per non perderci in chiacchiere. Cominciamo dal romanzo, che è un romanzo che ho letto nell'ambito del progetto hashtag LeggoArabo2020, che è la mia challenge letteraria dedicata al mondo arabo, e in particolare appunto a giugno bisognava leggere un romanzo ambientato nel Maghreb. E quindi nella zona del Nord Africa che comprende Marocco, Tunisia ed Algeria e la Libia talvolta, ma appunto ci sono un po' di dibattiti per quanto riguarda la definizione di Maghreb. Io, per non sbagliare, ho puntato su un paese sicuramente maghrebino, ovvero la Tunisia, ed in particolare ho scelto il romanzo L'Italiano. È un romanzo di un autore tunisino che appunto si intitola L'Italiano. Fa sorridere questa cosa, in effetti. L'Italiano è il protagonista di questa storia, un ragazzo che appunto si chiama Abdelnasser, ma che i suoi amici chiamano l'italiano per via delle sue caratteristiche fisiche. Ci troviamo tra gli anni 80 e i primi anni 90 in Tunisia, appunto, e quindi sostanzialmente seguiamo un pochino la storia contemporanea di questo paese, ed in particolare ci focalizziamo molto su quello che è il passaggio dalla dittatura di Bourguiba, che fu il padre della patria, colui che portò la Tunisia all'indipendenza, a quella che fu poi successivamente la dittatura di Ben Ali, già primo ministro, no, scusatemi, già ministro degli esteri di Bourguiba, che appunto poi lo depose all'inizio degli anni 90. Una storia molto interessante perché riesce a fondere perfettamente quella che è la vita di Abdelnasser, che è appunto il protagonista, con la vita del suo paese, e quindi una fusione perfetta tra vita pubblica e vita privata. Per quanto infatti la politica del paese, la storia quindi di conseguenza del paese, siano protagoniste all'interno del romanzo, nel concreto noi seguiamo la vita di Abdelnasser. Un ragazzo molto attivo dal punto di vista politico, molto stravagante, con una figura particolarmente significativa perché contraddittoria sotto tanti punti di vista, talvolta particolarmente intelligente, ma anche molto facile al vizio, quindi un personaggio interessante perché è un personaggio con cui non ci si annoia sostanzialmente. Seguiamo quindi quella che è un pochino la vita di Abdelnasser, ed in particolare però un cambiamento importante si manifesta all'interno della storia quando appunto Abdelnasser si innamora di questa ragazza che conosce all'università. E quindi automaticamente, se prima abbiamo conosciuto un personaggio che sembrava non fermarsi davanti a nulla, molto convinto dei suoi ideali, molto spinto da questi stessi ideali a far sentire la propria voce, ecco, allo stesso tempo poi lo vediamo cambiare completamente il modo di pensare, il modo di essere, in rapporto appunto a questi nuovi sentimenti che si trova a provare nel momento in cui si innamora. Già da questo primo input si capisce che è una storia molto personale, nel senso che lo scrittore ci fa entrare molto in profondità nella testa di Abdelnasser e soprattutto nelle sue contraddizioni. Allo stesso tempo, però, appunto, si riesce ad incastrare perfettamente questa analisi mentale del personaggio con quello che è un pochino il contesto che lo circonda, perché in quanto attivista politico ovviamente le vicende di Abdelnasser sono strettamente connesse a quelle che sono le vicende del paese, che poi in realtà è una cosa che succede a qualsiasi cittadino di qualsiasi paese nel momento in cui appunto si assiste a dei periodi di grandi cambiamenti, però in questo caso in particolare sono particolarmente accentuati, scusate il gioco di parole, perché appunto Abdelnasser è molto vicino alla vita politica della Tunisia. Questo romanzo mi è piaciuto molto, innanzitutto perché, come sapete, io amo particolarmente la dimensione psicologica dei romanzi e secondo me qui l'autore scava abbastanza all'interno della testa del protagonista e non solo, che è una cosa che apprezzo sempre molto perché aiuta tantissimo a capire la storia, cioè comprendere davvero i personaggi, entrare nelle loro teste, facilita tantissimo la comprensione della storia nella sua interezza. Quando i personaggi sono vuoti o comunque sono delle macchiette, sono tracciati senza dettaglio, comunque quando non si entra nella loro testa, non è mai interessante. Invece qui abbiamo una dimensione psicologica molto forte, quindi automaticamente ho amato molto questa storia principalmente per questo motivo.
Ma devo dire che secondo me la cosa più apprezzabile all'interno dell'italiano è proprio la dimensione storico-politica, perché comunque permette di conoscere una fetta importante della storia tunisina senza dover necessariamente fare ricorso ad uno scritto storico. Ecco, questa è una cosa che dico tante volte, quando un romanzo, pur essendo fiction e quindi pur essendo invenzione, riesce comunque ad insegnare qualcosa a chi sta leggendo in maniera un pochino più leggera, perché parliamo sempre di un romanzo, è sicuramente un punto a suo favore, perché la lettura, almeno per me personalmente, è prima di tutto conoscenza. Automaticamente, quindi, io lo consiglio principalmente per questo motivo. Io conoscevo già molto bene la storia della Tunisia, perché appunto è uno dei paesi che ho studiato meglio nel corso del mio percorso universitario, però appunto è stato interessante lo stesso. Pensare di leggerlo senza conoscere i fatti, secondo me, è ancora più interessante perché appunto apre proprio una finestra su questa parte del mondo, che non è una cosa da dare per scontato, perché appunto purtroppo, per quanto la Tunisia sia letteralmente dietro l'angolo, molti di noi non sanno esattamente che cosa è successo in questo paese negli ultimi anni. Quindi, se cercate una storia che sia profonda, densa, ma che allo stesso tempo possa insegnarvi qualcosa senza annoiarvi, anzi intrattenendovi molto, perché sicuramente è ben scritto e sicuramente è un bel romanzo, io l'italiano ve lo consiglio. Passiamo adesso ai fumetti, e il primo che vi mostro è strettamente legato con il romanzo che vi sto leggendo, tant'è che nella bibliografia finale viene consigliato l'italiano come lettura appunto per approfondire gli argomenti trattati. E sto parlando della Rivoluzione dei Gelsomini, Taqwa Ben Mohamed. Di Taqwa io ho già letto Sotto il velo, di cui ho parlato, ma ormai penso forse 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo. E sostanzialmente questa ragazza è una ragazza tunisina ormai naturalizzata italiana che vive a Roma e che scrive fumetti in cui racconta un pochino questa sua duplice appartenenza culturale, quindi il suo essere italiana, ma allo stesso tempo il suo essere tunisina. All'interno di questa graphic novel, devo dire che questa sua duplice appartenenza si percepisce ancora di più rispetto a Sotto il velo, perché appunto questo graphic novel è molto più, tra virgolette, serio dell'altro, nel senso che l'altro puntava moltissimo sul raccontare una verità, puntando però sull'ironia, ecco, invece in questo caso vengono semplicemente raccontati i fatti per come sono, e quindi Taqwa ci racconta quella che è la storia della sua famiglia e il motivo per cui effettivamente si è ritrovata a dover vivere in Italia. Seguiamo quindi un pochino la sua storia a partire dal principio proprio, quindi a partire da quando lei era una bambina che viveva in questa oasi nel sud estremo della Tunisia. Una bambina che già purtroppo fin dal principio si ritrova a gustare i frutti amari del vivere all'interno di un paese in cui comunque le libertà sono piuttosto limitate, soprattutto dal punto di vista politico, e quindi una bambina che sostanzialmente non conoscerà mai il padre se non poi da grande, perché quest'ultimo è stato costretto a allontanarsi dalla sua famiglia per via appunto delle sue idee politiche che scostavano, ecco, rispetto a quella che è l'idea principale. Diciamo che in quegli anni in Tunisia non è che ci fosse poi così tanta possibilità di scegliere. Dicevo appunto che è una storia molto vicina all'altra, perché anche in questo caso seguiamo un pochino l'andamento della politica contemporanea tunisina, solo che lì vediamo il passaggio da Bourguiba a Ben Ali. Qui invece la storia si apre con Ben Ali che è già al potere e quindi si racconta in tutta la sua efferatezza questa dittatura. Nonostante si tratti di un fumetto, devo dire che ce n'è raccontata molto bene questa triste fetta di storia tunisina, perché appunto Taqwa l'ha vissuta sulla sua pelle per quanto fosse ancora una bambina. Ed in particolare quindi si sottolinea moltissimo cosa accadeva nel momento in cui si pensava anche soltanto leggermente fuori dalle righe, non soltanto nell'ambito della vita politica, valeva anche per gli intellettuali, per i giornalisti, per gli insegnanti, tutti coloro che anche solo vagamente potevano costituire un problema venivano puniti per questo motivo, senza avere assolutamente l'autorità per farlo davvero. Ed in particolare, appunto, oltre a raccontarci questa storia molto nera, ovviamente Taqwa ci racconta il modo in cui questa storia si intreccia con la sua vita personale, quindi su cosa significhi crescere senza un padre, su cosa significhi vedere la propria madre crescere una famiglia da sola in un contesto in cui appunto veniva continuamente bombardata dalle persone che le controllavano per cercare di capire dove fosse scappato suo marito, in un contesto in cui appunto è vero che gli adulti cercano di mettere da parte quella che è la realtà, ma comunque tu la riconosci e la subisci lo stesso.
E soprattutto poi però secondo me la cosa più interessante dentro del fumetto è la visione positiva che emerge poi nella sua in fase di chiusura, perché appunto ci viene raccontato sì di Ben Ali, ma ci viene raccontata poi la forza della rivoluzione dei Gelsomini che leggiamo in copertina, che fa riferimento appunto alla rivoluzione del 2011 che ha fatto sì che Ben Ali si ritirasse dalla scena politica. Quindi un grande messaggio di speranza che racconta in maniera diversa dal solito, secondo me, quello che sono state le primavere arabe, perché è proprio con la Tunisia, è proprio con quello che accadde con la rivoluzione dei Gelsomini che poi si diede la spinta anche ai paesi che scelsero di ribellarsi contro i regimi di allora, a seguito appunto della Tunisia stessa, quindi l'Egitto, ma anche la Libia, la Siria e così via. Molto, molto interessante, molto profondo, soprattutto perché è molto personale, cioè Taqwa non ci nasconde nulla, ci racconta della sua famiglia, ci racconta di se stessa, ci racconta di che cosa significa sentirsi staccati dal proprio paese e riconoscere poi l'appartenenza ad un altro senza riuscire mai a staccarsi del tutto. Quindi questa duplice personalità di cui vi appartenenza, anzi scusatemi, di cui vi parlavo prima. E allo stesso tempo però è molto personale, ma è anche molto, come dire, molto interessante, anche perché in realtà poi di fatto racconta effettivamente quello che è successo. Quindi, come nel caso italiano, apre gli occhi su una fetta di storia che magari conosciamo poco e che invece potrebbe essere molto interessante da approfondire. Quindi, in questo caso, secondo me, vale lo stesso consiglio dell'altro romanzo. Si somigliano molto, intrecciano la vita personale con quella pubblica, quindi la fiction con la non fiction. E anche se appunto in questo caso potremmo dire quasi che la rivoluzione di Gelsomini è, anzi senza quasi, è sicuramente autobiografico, però appunto c'è quella leggerezza che il fumetto sa dare, e allo stesso tempo però è comunque una storia importante, quindi a piccoli passi, però se volete cominciare è un ottimo modo secondo me. E cambiamo completamente genere con l'ultima lettura di questo mese, che è un altro fumetto, ovvero Nimona di Noelle Stevenson, edito da Bao Publishing, scusatemi, fumetto che inseguivo da un po' di tempo e che finalmente sono riuscita a leggere. E devo dire, fumetto che mi ha sorpreso molto in positivo. Nimona è questa ragazzina che improvvisamente decide di entrare a far parte della vita del classico cattivo nell'arco di una storia fantasy, poi appunto ci sono i buoni, i cattivi, insomma, il classico, la classica lotta tra il bene e il male. Nimona si presenta da questo signore che si chiama Lord Cuore Nero e si propone di essere appunto, si propone per poter diventare la sua spalla e quindi aiutarlo nella sua vita da cattivo. Tutte premesse alquanto comiche, perché in effetti poi Nimona è veramente spassosissima, per raccontare poi una storia molto più profonda di quanto non appaia. Inizialmente, infatti, sembrerebbe semplicemente della scrittrice, ecco, sembrerebbe semplicemente desiderare di scardinare un pochino quelli che sono i canoni di questo tipo di storie, quindi far venire meno, ecco, quei confini netti che questo tipo di storie vanno a tracciare tra il bene e il male. E quindi sostanzialmente tutti i personaggi della storia vanno un pochino contro quello che potrebbe essere lo stereotipo tradizionale, quindi il buono che poi non è veramente tale, come il cattivo che poi non è veramente tale. Molto molto interessante perché rende quel tipo di dinamiche che siamo abituati a vedere, le va a scardinare, ecco, e quindi in questo senso la dinamica è molto molto originale, soprattutto perché poi la storia che sta dietro, quelle che sono le battute iniziali che fanno sorridere quando si sfogliano le prime pagine, è molto più profonda, perché poi nel concreto racconta come effettivamente dietro al bene, come anche dietro al male, ci siano delle storie che non possiamo neanche immaginare, quindi sostanzialmente vuole un pochino insegnarci che di fronte alla diversità, di fronte a quello che ci appare come sbagliato, non dobbiamo necessariamente storcere il naso, ma ragionare su quanto possa esserci effettivamente dietro. È impressionante come alcuni fumetti siano in grado di insegnare così tanto, nonostante siano poi particolarmente brevi o comunque particolarmente immersivi, nel senso che li leggi con poco, ecco. Però appunto credo che questo genere vada rivalutato proprio per questo motivo, perché non è la brevità, non è il disegno, non è il fatto che appunto possa apparire come un qualcosa di più semplicistico a svuotare questo tipo di narrazione. Devo dire che in questo caso Nimona ci riesce perfettamente. È divertente, è colorato, è originale, ma allo stesso tempo è profondo. A me è piaciuto principalmente per questo motivo, perché l'ultima parte mi ha emozionato tantissimo perché racconta perfettamente, secondo me, proprio con una sensibilità unica,
il dramma che c'è dietro all'essere percepiti come qualcosa di sbagliato e qualcosa di diverso, e quindi il dramma che c'è dietro il pregiudizio e che è un qualcosa che scava dentro coloro che sono costretti a subire tutto questo e che magari non sono capaci di raccontare perché sono così, perché li vediamo in questo modo. Ecco, quindi il dramma che sta dietro ciascuno di noi, perché poi siamo sempre l'altro o il cattivo, per dirlo in linguaggio del fumetto, di qualcun altro. Quindi sicuramente io ve lo consiglio tantissimo, secondo me è anche un ottimo modo, cioè potrebbe essere un ottimo fumetto con cui iniziare ad approcciarsi a questo mondo, perché è un mix perfetto di quelle che sono le caratteristiche che secondo me rendono tanti fumetti particolarmente validi. Detto questo, le letture ve le ho raccontate tutte, io come al solito spero che siano state interessanti, non vi prometto come al solito di ritornare di nuovo in Costanza, diciamo che sarà tutto un girerò quando capiterà. Ma sicuramente non sparirò mai del tutto. E detto questo, a me non resta che mandarvi un grande bacio. E ci vediamo, chi lo sa, forse domenica prossima? Ciao!